per entrare in una delle grotte che hanno fatto la storia della speleologia. Questo tombino fornisce l'accesso all'abisso di Trebiciano. Più di 270 metri ci separano dal corso sotterraneo di uno dei fiumi più misteriosi d'Europa, il Timavo. 270 metri armati con scalette di ferro. Come dicevamo, l'intero abisso è appunto attrezzato con queste scale, ma dovete pensare al 1841, quando Antonio Federico Lindner si fece largo per 11 mesi con un piccone nel terreno, assicurando la sua vita ad una scala di corda. Stava seguendo la corrente d'aria provocata dalla differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno della grotta. Ancora oggi si trovano cavità naturali proprio perché si nota un foro in terreno che soffia aria. In pratica quello che succede è che abbiamo due zone, una di aria calda e una di aria fredda. L'aria calda tende ad andare verso l'alto, formando così un vuoto che risucchia l'aria fredda. L'aria fredda a sua volta viene riscaldata dal sole ad esempio e quindi sale verso l'alto, mentre l'aria calda di prima che era salita scende perché chiaramente ad una certa altitudine si raffredda. Questo ciclo genera una corrente d'aria che poi noi chiamiamo comunemente vento. La tendenza a salire e scendere è dovuta al fatto che nell'aria calda le varie molecole si muovono molto e quindi sono meno dense dell'aria fredda. Per lo stesso motivo, se mettiamo olio ed acqua nello stesso recipiente, l'olio si sposta verso l'alto perché è meno denso dell'acqua. Lindner è oggi considerato uno dei padri della speleologia moderna. Fino a quel momento, infatti, le persone visitavano le grotte per divertimento, come andare a fare un viaggio in un continente sconosciuto. Fu l'italiano, mentre Trieste era austriaca, a cominciare lo studio scientifico delle cavità sotterranee. Cercava proprio il Timavo, questo misterioso fiume che per secoli aveva lasciato perplessi gli studiosi. Il Timavo, infatti, nasce nell'attuale Slovenia e nelle grotte di San Canziano, le Scocianske Jame, si inabissa nel terreno per poi spuntare magicamente a San Giovanni di Duino, vicino a Trieste. Lindner cercava delle grotte che fornissero l'accesso al corso sotterraneo del fiume, nella speranza di poter rifornire d'acqua dolce la città di Trieste, che a quei tempi aveva parecchi problemi idrici. Questa non è la prima grotta trovata dallo studioso, anzi, è proprio per la sua lunga e prolifica attività, oltre al metodo scientifico impiegato nella ricerca, che viene ricordato come uno dei fondatori della speleologia moderna. Ma l'abisso di Trebiciano, la 17ª grotta registrata al Catasto Cavità della Venezia Giulia, rappresenta sicuramente il coronamento di un sogno per Lindner e per tutta la sua cosiddetta scuola italiana di speleologia, di cui hanno anche fatto parte personaggi del calibro di Boegan e Bertarelli. Boegan in particolare sarà il fondatore della Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie, il primo gruppo speleologico del mondo. Ecco, siamo arrivati sul fondo della grotta. A small step for man, but giant leap for humankind. Effettivamente, la sensazione che si ha appena scesi dall'ultima scaletta è quella di un paesaggio lunare, o meglio, lo sarebbe se ci fossero le stelle. Man mano che si procede nell'esplorazione, lo scenario diventa più familiare. Si tratta di una spiaggia di sabbia finissima. È impressionante pensare che tutta questa sabbia è stata portata qui nel corso dei millenni dal fiume Timavo. Ed è ancora più incredibile sapere che nei momenti di piena il fiume può riempire tutta questa enorme sala e risalire per alcune decine di metri lungo il pozzo, tanto che sulle scalette più vicine si vedono alcuni detriti lasciati dal Timavo in piena. Per farvi capire quanto è grande questa sala, che non riusciamo nemmeno a vedere perché le luci non sono in grado di andare così in profondità, pensate che la piazza San Marco di Venezia potrebbe starci tranquillamente all'interno, e se rimuovessimo tutti i detriti potrebbe contenere completamente la Basilica di San Pietro. Dante ci descrive l'Acheronte, il fiume che separa l'antinferno dall'inferno vero e proprio, lo spazio dedicato agli ignavi sarebbe l'antinferno, come un fiume che le anime devono attraversare
tramite la barca di Caronte, il nocchiero dalle lanose gote ed occhi di brace, con una metafora molto suggestiva di foglie che si staccano da un ramo. E nella sua mente il poeta non deve aver avuto un'immagine tanto diversa da quella che stiamo vedendo noi in questo momento. Sembra quasi di vederlo arrivare, Caronte, con la sua vecchia barca. Di solito è più facile vederlo se avete bevuto dalla grappa. Se ne avete bevuta tanta, vedete due Caronte. In questo momento ci troviamo a 329 metri di profondità dal suolo esterno, vale a dire più o meno 12 metri dal livello del mare. È proprio per questi impressionanti numeri che per quasi 80 anni questa grotta viene considerata la più profonda del mondo. Il sifone da cui entra l'acqua del Timavo dà origine al lago Buegan, che non vediamo perché si trova oltre a questa roccia e bisogna raggiungerlo con un gommone. Il lago Buegan a sua volta si collega a quello che vediamo in questo momento, cioè il lago Timeus, il quale poi dà sfogo al sifone d'uscita. Il sifone si stringe sempre di più finché non è possibile passare, e per questo motivo le varie spedizioni speleosubacquee hanno dovuto fermarsi ad un certo punto. Ad ogni modo, sappiamo per certo che questo corso d'acqua è il Timavo perché sono stati fatti degli studi con un colorante, la fluorescina. La fluorescina naturalmente è un colorante non dannoso per l'ambiente. È stato versato alla fonte del Timavo nelle Scocianske Jame e in questo modo è stato possibile identificare tutti i passaggi dell'acqua e si è dunque capito che il fiume che vediamo in questo momento è il Timavo, e dopo si è anche capito che questo stesso fiume sfocia a San Giovanni di Duino vicino Trieste. Una cosa interessante che si può notare in questa grotta è la presenza di una colonia di protei. Oggi purtroppo non siamo stati fortunati e non siamo riusciti a vederli. Il proto è certamente, assieme ai pipistrelli, uno degli animali simbolo delle grotte. Di cosa si tratta? Beh, il proto è fondamentalmente una specie di salamandra, una salamandra che però ha perso l'uso degli occhi e anche il colore della pelle. Questo perché naturalmente vive in un ambiente privo di luce, per cui queste due caratteristiche erano non solo completamente inutili ma anche dannose, dal momento che per mantenerle l'animale dovrebbe consumare dell'energia preziosa che, come si sa, in grotta è difficile reperire. Per lo stesso motivo il metabolismo del proteo è molto più lento di quello di un animale normale, e quindi il proteo è in grado di vivere per molto tempo con pochissimo cibo. Bene, detto questo, penso che abbiamo concluso la nostra visita dell'abisso di Trebiciano e adesso dobbiamo rifarci questi 270 metri di scale con 20 kg di attrezzatura fotografica sulla schiena. Ma man mano l'arriva già. Ok, sei praticamente dentro il quadro. Sì, perfetto. Ok, abbiamo Chuck.